Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti nella seconda ed ultima parte di Happy Game. Oggi gli incubi si fanno sempre più inquietanti e pian piano scopriamo cosa stia realmente accadendo al povero bambino e fidatevi, la verità è molto più terrificante di quanto immaginassimo. Buona visione! Beh signori, non so voi, ma dopo lo scorso episodio io sono ancora profondamente traumatizzato. Il mio povero cervello sta cercando di capire cosa stia accadendo. Ottimo, eccoci ritornati alla partita di calcio. Allora, dobbiamo sicuramente fare gol con la nostra stessa testa. Perfetto, mettiamo lì il giocatore. Signore, prenda la rincorsa. Dai che ce la fa, dai che ce la fa. E gol, 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 gol. No. Sì, vabbè, ma che tiro del Meng hai fatto, ciccio. Dai, riparti da in fondo. Vediamo se ce la fai. Portiere, potrebbe anche respingerla lei la palla. Questo ha fatto male. Questo gli ha fatto un sacco male, porco cane. Ho la vaga impressione che, a differenza del gioco normale, noi qui dobbiamo sfondare il portiere. Ah, non ce l'ho fatta e me l'ha rimandato indietro. Ok, nessun problema. Tentativo numero 2. Eccolo che prende la rincorsa. Si avvicina alla palla, fa un tiro e olè! Possiamo sfondarlo molto di più. Allora, facciamo una cosa tattica. Lo metto più vicino, così spara la palla più vicino al portiere. Hai fatto schifo, potevi anche lanciarla proprio in qua, eh. Ok, bravo Ciccio, decisamente molto meglio. Ora lo mettiamo in fondo al campo. Questo è il campo più strano della vita. E così facendo dovremo sfondare il portiere una volta per tutte. Yay! E gol, e gol, e gol, e gol! E il pubblico invisibilio! Perfetto, è stato un piacere conoscervi. Abbiamo vinto la partita. Questo c'ha le braccia che gli esconde gli occhi. Ribadisco, non è la cosa più strana che abbiamo visto in sto cocchio di gioco. Fatto sta che senza un corpo non possiamo andare molto distanti. Oh! Parli del corpo e ne spuntano le braccia e... ha funzionato per davvero. Yay! Cioè, tecnicamente non è il mio corpo, ma mi acconta... No, 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 no! La prego, non mi bullizzi! La prego, non me lo strappi di nuovo! L'ho appena avuto indietro! Non ce la fa! Sono più forte di prima! Incredibile! No! Ma perché mi deve bullizzare? Oh! Oh! Ha rotto la maschera? Perfetto! No! La prego, almeno lei mi tratti bene? Ok, io mi avvicino, voglio essere fiducioso che potremmo diventare grandi amici. Non mi sta colpendo. Buongiorno. Mi fa le linguacce. Ti strappo la lingua io, eh. Ok. Oh marone. Tutto calcolato. Scusi, signore, non se la prenda. No, 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 non volevo. Gli si è proprio appiccicata male. Ma scusi, ma che boia di lingua c'ha lei? Ok, non mi dire che si arrabbia. Posso interagire con i suoi occhi? Ops. Oddio, che schifo. No, no, era così anche prima? Lo vedo felice. Ok. Sembra che a quanto pare tirargli gli occhi lo diverta. Ok, della serie tutti i gusti sono gusti, chi sono io per giudicare? Signore, tutto bene? Vorrei che continui a tirarle i bulbi oculari. Oh, si sono ingrovigliati tra di loro. Che faccio? Tiro ancora. Ok, guardi, dopo gliene vado a comprare altri due al Conad. No, è contento. Nonostante tutto è contento, signore. Ok, posso allargargli la bocca o restringerla. Ok, c'ha della gomma da masticare. Oh mio Dio, ho capito adesso. Dobbiamo masticare la suddetta gomma. Vai così, perfetto, magari ci si soffoca. Più grande, più grande, più grande. Glielo posso far scoppiare? Ok, 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 faglielo esplodere adesso. Perfetto, scherzone. Non l'ha gradito, ci è rimasto malissimo. Franco, Franco, allontanati che è meglio. Che stai facendo? No, ma Franco è un bravo bambino. Nonostante mi hai bullizzato, ti consolo, ti voglio bene anch'io. Oh, forse Franco sta imparando dai suoi errori. Nonostante, secondo me, abbia probabilmente commesso una strage al parchetto. Ok, no. Oh, oh, ci ha liberato. Incredibile, è vero. Yay, essere buoni è sempre la soluzione migliore. È tornato anche il coniglietto. Ciao, coniglietto. Oh, no, manina no. Franco, Franco, corri a prendere il coniglietto. Veloce, veloce. No, ma sei scivolato, razza di bambino idiota. Prendi il maledetto coniglietto, ce la puoi fare, Franco. Vai, è mio, è mio. È più lento la prossima volta, Franco. Oh, oh. Vedo tante manine, salve! Lei è il signore della copertina dell'episodio precedente. Franco, il signore ti ha rubato il coniglietto. Forse te lo vuole ridare? Forse lui è gentile? Perché ho la vaga impressione che andrà male, Franco. Ma allora sei pirla. Ma ti meriti di morire negli incubi, santo cielo. Signore, la prego, non mi mangi. Che sta accadendo? No, dove mi porta? Oddio, mi porta nella sotana? E fu così che abusarono del povero Franco. Ma in tutta onestà, il piccolo Franco se la meritava. Siamo nel mondo sotto sopra quello di Stranger Things, lì come boia si chiama. Oh, 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 Bonnie, date Bonnie, non litigate, c'è abbastanza Franco per tutti. Franco, a te ti devono mandare da uno psicologo, bravo. E adesso dove cocchio siamo? Ok, la cosa strana è che al centro c'è il nostro rapitore.
quel maledetto mostro che a quanto pare ci sta facendo avere degli incubi. Allora, dobbiamo trovare un modo per uscire da di là, probabilmente. Franchino, prova ad avvicinarti alle varie palle. Detto così suona male. Possiamo interagire in qualche modo? Che fa? Ah, ha sbirciato nel buchino! Vedo strane creature che si muovono. Ma le posso afferrare? Oh, in effetti sì, ma non sono molto contente quando lo faccio. Questo in che modo mi aiuta? Fermi, aspetta. Mia la scatola, mia la scatola. Ok, dobbiamo trovare un modo per afferrare la suddetta scatola. Sembrava una scatola di fiammiferi. Ok, ce l'ho fatta, questa volta è mia. Franco, prendi la scatola di fiammiferi, bravo ragazzino. Signore, si levi, ho detto si levi, porco cane. Ok, vediamo un po'. Ce la fai ad aprirla, Franco, perfetto. Vedi di fare un po' di luce, ragazzo mio. O dai fuoco qualcosa. E ol... Salve, che ci fa lei qui? Cosa vuole? Non è che me lo ficca in un occhio? Vuole questi? Sta facendo un falò. Sta facendo un falò con queste strane creaturine. Che faccio? Maronne, il gioco sta diventando sempre più inquietante. Allora, facciamo una cosa tattica. Scusi, lei mi vada un po' più in dentro. Ecco qua, trapanato male male. Ecco che ti mandiamo anche tuo cugino. Perfetto, fate un po' di spazio. Perfetto, no, venga qua. Dovete stare tutti vicini. Ecco qua, gliene bastano 4? Ok, spero che le piacciono ben co... È svenuto di colpo, ha preso fuoco. Era troppo contento a quanto pare. Ok. È ancora vivo. Scusi, me lo presta il cuore. Dammi cuore. Devo assolutamente strappargli il cuore, piccolo bastardo. Ti tiro le orecchie. Ok, perfetto. Testa staccata. Ottimo. Staccagli anche le braccine. Ora che l'abbiamo scomposto, posso prendere il cuore? Aspetta, posso cliccarci più volte? Oh, forse era meglio non cliccare. Ho cliccato troppo. Franco, allontanati. Gli abbiamo causato un infartone. Oh, maronne. Ok, quindi. Oh, sono scappati in due. Dove sono andati? Penso che uno dei due debba aver avuto un infarto, molto probabilmente. Ah no, è quello che è rimasto che ci è morto male male. Wow. Ok, ora sappiamo cosa fare. Gli altri due non hanno gradito. Ok, passiamo quindi alla prossima testolina. Ribadisco, gente, psicologi bravi qua servono, eh. Ma gente che ha lavorato per 30 anni nella psichiatria, quella brutta, né? Ok, abbiamo uno slime. Ok, non so in che modo mi aiuti. Ma sto facendo qualcosa? Allora, dobbiamo prenderlo dal centro. Aspetta un attimo. Proviamo a fare una cosa diversa. Invece di tirare troppo verso l'alto. Oh! Ok, tiro un altro po'. Oh, perfetto, ha funzionato. Cioè, ragazzi, sto andando molto a tentoni. Ok, devo tirare fuori delle parti dal suo corpo. Tipo a stellina. Facciamo una cosa del genere. No, aspetta, un'altra così. E ora le tiro un altro po'. Oh, maronne. Oh, questo non me l'aspettavo. Io il cuoricino lo vorrei. Mia zia. Oh, c'è qualcosa sotto, aspetta un attimo. C'è un'altra creatura sotto e voilà. Questo è il tuo vero aspetto. Signore, mi presta il cuore cortesemente? Avanti, fallo battere forte. Boom boom, batte il cuore. Boom boom, il mondo gira. Il mondo, e poi tu esplodi male. Ok, Franco corri, se qualcuno te lo domanda. Era così quando sei arrivato. E abbiamo fatto fuori anche il secondo. Ma non quello che aveva il bambolotto. Ovviamente è sempre l'ultimo. Sembra peraltro che il mostro al centro non sia poi così contento. Gli stiamo facendo fuori tutti i minion. Perfetto, Franchino, parti all'avventura. Non ci resta che far fuori l'ultimo minion. Oh mio Dio, peraltro ho notato adesso che è pieno tempo dei vari cadaveri. Dei coniglietti. Franco, dai una sbirciata. Ah, buongiorno, cos'è sta roba? È una macchina che fa luce? Ok, ma non capisco in che modo mi aiuti. Oh, ho un brutto presentimento. Che succede se faccio così? Non mi dire che faccio un frullato di coniglio. Gira. No, il coniglietto è ancora dentro. Oh, salve signore. No. Oh, povero coniglietto. No, vabbè, meglio abbondare. E anche il trapano. La motosega non ce l'aveva? Ok, il coniglietto fa una brutta fine. Ah, era così quando sono arrivato, ok? Allora, ci dobbiamo inventare qualcosa. Aspetta un secondo. Credo che questi si possano girare. Ok. Perfetto, ora gira di nuovo. Non accade nulla in effetti. Coniglietto, proviamo a buttarlo dentro l'occhio. Non funziona. Vediamo se faccio così e giro. Vediamo se va differentemente stavolta. No, il coniglietto comunque qua di lato. Ah, aspetta, posso fare lo psicopatico. Ok,
Perfetto, quindi il coniglietto è vivo. Allora, tatticone della vita. Ora mettiamo dentro il coniglietto. Aspetta, signore, si levi dai maroni. Coniglietto, no, aspetta, levati ciccio. Tu cerca di andare dentro. Ora non c'è nessuno all'interno. Perfetto, ora c'è lui a destra. Mettiamo lo psicopatico qui. Quindi lui finirà a sinistra. Presumo che il coniglietto si possa vendicare. Oh, oh, direi che ha funzionato parecchio. Bravo coniglietto, anche il trapano. Perfetto, vedo che hai capito come funziona. E tutto questo per... Cosa abbiamo ottenuto? Oh, ok. Questa era la vera forma del tizio. Salve signore, ecco qua, perfetto. E abbiamo ottenuto anche l'ultimo cuore. Ok, batte forte Franco, curi. Corri Franco, dai che ci possiamo svegliare finalmente. Oh. E questa era più o meno la fine del secondo incubo. Sono curioso di scoprire cosa ci attenderà nel terzo incubo finale. Perfetto, e voilà. Coniglietto di pezzo sei mio. Vieni da papino. Oh mio Dio, finalmente siamo stati riuniti. Oh, ma che col pallone abbiamo porconato di meno. Ed eccoci ritornati nel mondo reale. Mumimau cosa, Franco? Ti picchio male, no, Franco? Non gioire troppo perché la sfiga è in agua... Cosa sta accadendo? Franco? Hai sviluppato dei superpoteri? Ah, no, è sempre il bastardone. Signore, perché deve bullizzare quel povero bambino? Ma non si vergogna, Franco, non farti pappeggiare. Ah, non ci sono più i Franco di una volta? E si parte col terzo incubo, però, che palle. Franchino, Franchino, che fai? Dormi? Franco, alzati, porco cane! Abbiamo un video da registrare? Aia, siamo indietro nel tempo? Oh, ciao Fufi! Ciao Fufino! Oh no, non mi dite che il cane farà una brutta fine? Fino adesso i vari giochi sono sopravvissuti? Ma è abbastanza ovvio che a quel cane capiterà praticamente di tutto. No, non bullizzatemi anche il cane. Perfetto, continua a correre Franco. Insegui il cane. Che è sta roba peraltro? Sembra una strana trappola. Fufi, fai attenzione che se mi finisci triturato male male io piango nel profondo. Ci sono peraltro delle strane girandole sullo sfondo. Ok, questa è l'unica integra che abbiamo incontrato fino adesso. Che sta succedendo? Buongiorno. No che mi impalano il cane. No che mi impalano il cane. No cane non piscia. Un marone. Ok, credo che qualcosa stia afferrando il cane. Ma no, ma povero Fufi. Ma molla Fufi. Ma no, ma non mi tirare il cane. Lo possiamo aiutare in qualche modo? No, ok, non ci possiamo avvicinare. I bastoni sono completamente inutili. Oh, dobbiamo utilizzare la girandola. Franco, gira la girandola. Yeah, yeah. Oh, ok. E abbiamo trovato una nuvola. Che succede se clicco sulla nuvola? Franco, tienimi il fulmine cortesemente. Ma no, ma posso colpire veramente? Ok, si è messo a piovere. Effetto secondo. Vediamo un po' se adesso giriamo verso indietro. Oh, oh, ha funzionato. Aspetta, 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 aspetta. No, dall'altro lato gira. La pioggia, come potete vedere, ci rivela il mostro. Vediamo di colpirlo con un fulmine. Vai, più fulmine. Perfetto, molla Fufi. Oh marone, è abbastanza inquietante. Vuole un altro fulmine, buon uomo? Ho detto mi molli Fufi. E dai. Oh oh, c'è qualcosa dentro il tizio. No. Franco corri, Franco corri. Ok, sta diventando molto inquietante. Terzo fulmine, ma non può finire bene. Ho rischiato di prendere il cane per una frazione di secondo. Franco, Franco il tizio. Oh, c'è i cugini. Oh, c'è i cugini. Ancora non si arrende. Provo a lanciare un ultimo fulmine, ma le mie speranze sono abbastanza basse. Oh no, oh no 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 no, grazie. Vorrei evitare un abuso di gruppo se possibile. Salve signore. Oh oh oh, sì ma stai calmo. Sì ma stai calmo. Ah, signore, c'ha un dentino cariato. Guardi, Franco è anche un po' dentista. Franco, tira, tira quel cocchio di dente. E voilà. Ah, a posto, fanno 200 euro. Ok, l'importante è che siamo riusciti a salvare il cane. E Franco è contento. Ma Franco, la tua gioia durerà molto poco. Fidati ragazzo mio. Oh oh, ah, è il flashback, perfetto. Così scopriamo cosa è accaduto al cane. Allora, Franco stava giocando nel bosco con il cane. Gli ha lanciato il bastoncino. Ed è passata un'auto e ha triturato il cane. No? Cosa è successo? Oh no. Dove buia l'hai lanciato il bastoncino? A 6 km di distanza. Fufi? Oh no. Oh, l'oscurità ci ha messo il suo zampino. Guardalo il piccolo bastardo sadico, santo cielo. Sarò onesto con voi, sento un po' la mancanza di Chachel. Che, ok, anche in quel caso era un mondo veramente tanto bizzarro e completamente fuori di testa. Ma era un po' più allegro. Cioè, ok, tentavano di papparti e via dicendo. Però qui stanno chiaramente tentando di farti fuori. Ed è un povero tenero innocente ragazzino. Che succede? Oh, buongiorno. Oh no,
Statue che ti teletrasportano? Fufi? Siamo bloccati in un loop a quanto pare. Oh! Buongiorno, aspetta. E tu cosa boia sei? Tira! Una zucca? Bravo, Fufi, salta a bordo. Ok, tiriamo un altro po' la zucca. Ok. Forse possiamo rotolare? Al di là di queste strane effigi. Prova a tirare un altro po'. No, Franco, non volevo tirare te. Proviamo a tirare... Oh, di qua. C'è qualcosa dentro la zucca? Che boia c'è dentro la zucca? Aspetta. Devo cercare di togliere tutto. Oh, la zucca si sta rompendo. Allora, inclinala dall'altro lato. C'è un cadavere dentro? Cos'è? Oh, qualcuno che si è impiccato. Credo fosse un coniglietto. No. Oh, porco cane. Lei era dentro la zucca. Che boia è? Mi sa che è un parente di Chachel. Cos'è sta specie di nube di fumo a tre zampe? 1, 2, 3. Allora, quindi faccio così. 1. Oh! Ci permette di muoverlo? E così facendo possiamo andare al di là dell'effigie. Perfetto. Poi di nuovo qua. 1. Poi 2. No, aspetta. Di più, Franco. 2 e 3. Cane, non sa darmi una mano, mi raccomando. Perfetto. Sì, ma quanto dobbiamo andare avanti? E... olè. Ok, perfetto. Ora parte in automatico. Sì, ma è il mezzo di locomozione più scomodo che io abbia mai visto. Oddio, si era buggato per un secondo. Perfetto. A quanto pare ci sono altre creature simili a questa. Oh, marrone, è diventata una gara di colpo. Mi ricorda davvero le cutscene di Chachel che erano completamente fuori di testa. E lui bullizzato nei modi più impossibili con la sua povera ciliegina. No, Chachel è stato... Oh no, non tu, non tu di nuovo. Perché? Perché quel mostro degli incubi mi deve perseguitare? Ma non hai altri bambini a cui rompere i maroni? Cioè, se quello fosse davvero il piccolo Franco, un po' glielo auguri, perché Franco sta sui maroni a tutti. Devo intervenire io? Scusate. Oh, porco cane, si è rotto tutto. Cane, sei buono? Ok, dobbiamo proseguire a piedi in qualche modo, va tutto bene? Va tutto bene. Non ha minimamente senso tutto ciò. Oh no. Stiamo entrando in una palude. Oh mio Dio, ci sono strane strutture dall'aspetto molto umano. Oh, no, Fufi, non ti vedo in mezzo ai cannicci, santo cielo. Ok, non riesco a intravedere per adesso. Oh, a un certo punto il movimento non sarà più Fufi, ma sarà un mostro. Franco, va tranquillo, non ti preoccupare. Cosa potrebbe mai andare storto, voglio dire, è tutto così pacifico nella tua psiche. Ok, questi non sono parti della sua mente. Oh. No, Franco via, scappa. No, signore. Ok. C'è qual quadra che non cosa. Ci sono strane creature all'interno della palude. Aspetta un attimo, Franco, ce la fai andare su? Siamo una specie di torre di guardia. Oh! No, la popolazione indigena mi ha rubato Fufi e vennerano il triangolo. Oh, sono gli illuminati. Ok. Oh, li posso afferrare? Ok, Franco, lo vuoi tu? Oh, Boni, che faccio? Tiro di qua, tiro di là. Aspetta. Strappiamo il tizio e... olè! Ok, tutto calcolato. Porco cane, mi è caduto il Franco. In teoria, ora che abbiamo la testa dolce, non saprei nemmeno io come definirla, potrebbero scambiarci per uno di loro. Anche se siamo tipo una cifra più bassi. Ok, Franco, non destar sospetti. Gli indigeni non sospettano nulla. Oh, per un secondo credo che ci avrebbero inseguito. Il problema è che non abbiamo trovato Fu... Madonna, mi sono cagato. Pensavo mi avessero scoperto. Scusate, qualcuno ha visto il mio Fufi? Non è che ve lo siete mangiato nel frattempo, vero? Oddio. No, per un secondo temevo di vedere le ossa del Fufi al centro. Forse sono i servi dell'oscurità. Che sta facendo? Vediamo un po', forse loro la venerano. Quello è il mio corpo. No. Non abusate del mio corpo. Aspetta, ma se quello è il mio corpo, allora io chi sono? Oh no. Ed è così che Franco si ritrovò incinto. Maronne, no. E vabbè, cos'è The Ring? Adesso mi squilla il telefono e mi dicono tette nei dintorni. Ah, vi siete pappati il mio corpo. Non mi avete anche lasciato un pezzo. Bastardi. Forse non siamo noi, ma è una delle tante versioni di noi. Non è la prima volta che incontriamo altre versioni del piccolo Franco. Comunque ragazzi, vorrei aprire una sorta di Patreon, o non lo so nemmeno io, qualcosa di no profit, per donare degli psicofarmaci agli sviluppatori di Happy Game. Poi il titolo è azzeccatissimo, Mai visto un gioco così tanto happy. Proprio ti viene una voglia di impiccarti, di gioire. Cane! Oh, sei ancora vivo per fortuna, è riuscito a fuggire. Oh,
Anzi, sembra che le creature siano tipo morte. Guardate bene, sono tipo tutti sommersi dalla sabbia. Non lo so nemmeno io. Cane, non t'allontanare, che pieno zeppo di pericoli. Ci sono delle radici in cielo? E anche dei sassi? Ogni tanto li mettono anche in montagna. Aspetta un secondo. Oh, posso interagire in effetti? Allora, cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Ce n'è uno più grande rispetto agli altri. Quindi lo mettiamo qui. Poi ce ne vuole uno intermedio. Dai, franchino. E lo mettiamo qua sopra, piano. E poi immagino che me ne servirà. Ok. Mi sono spaventato per una frazione di secondo. Vuole un sassolino, signore? Oh, non si arrabbi. Non si arrabbi, non sono mai stato bravo in questi giochi di equilibrio. Devi starmi fermo sopra. Ok, ha funzionato? Signore? Oh. E cos'è? Quello, il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. C'ha lo stesso sorriso? No, lo stregatto. Un marone. Ok, Franco, non toccare i sassi. I sassi sono persone permalose. Franco, corri. No, cane, cane, non far arrabbiare i sassi. Con le cose che dico fuori contesto, ma vabbè, dettagli. Abbiamo fatto arrabbiare la natura, Franco. Franco, non farti ingravidare anche dalle radici, cortesemente. Cane, stai buono. Forse percepiscono un rumore. Oh, stanno arrivando. Stanno arrivando. Oddio. Oh, per un secondo credevo afferrassero il cane. Ma sono alberi? Un marone. Meglio correre. Franco, corri. Ok, prima che ci afferrino. Oh mio Dio, se trovo il cane seppellito male, piango tantissimo. Corri, corri. Ah, si risollevano dopo e provano a riafferrarci. Ok, dobbiamo rimanere in questo punto, altrimenti rimarremo bloccati dalle radici stesse. Maronne. Sembra diventata una di quelle opere nordiche. Sembra più mitologia nordica che altro. Vai così. E dovremmo essere arrivati? Cagnolino? No, Fuffi! Che succede? Oh, Fuffi è dall'altra parte. Oh, porco cane. È davvero diventato Stranger Things. Dobbiamo trovare un modo per raggiungerlo o per riportarlo da noi? Franco, è tutta colpa tua. Cagnolino? Sei nel mondo del sottosopra? Come cavolo si chiama? Perché io la serie l'ho vista in lingua originale. Dove boia sei? Che non so come l'avranno tradotto in italiano. Dove cocchio è finito quel cane? Ok, la zona sembra anche relativa. No. Ok, facciamo attenzione. No. No, Franco. Che boia sta accadendo? Ne posso prendere uno di sti cosi? Non posso interagire. Aspetta, aspetta. Oh! Lo vuoi tu, Franchino? Ecco qua, portatelo via. Visto che il cane è morto, almeno abbiamo qualcosa da... Che succede? Oh, porco cane! È la mamma del coso! È la mamma del coso! Lascialo andare, Franco. Franco, lascia andare la creaturina. Oh, salve, signora! Ho salvato la vita a suo figlio. Fanno 50 euro. Che faccio? Vuole tenere docile bambino? Gli voglio dare un bel bacino? Oh, le posso strappare la maschera? Vai, tira. Oh, maronne! Ma che bel visino che ha, signora. Complimenti, un aspetto molto giovanile. Oh, maronne! Ha un pochettino di peli, scusi, La depilo io. Vediamo un po', posso depilarla in qualche modo? Sì. Perfetto, nessun problema. Guardi, le faccio una ceretta che... Oh, Franco è praticamente uno degli estetisti più bravi della città. Maronne, signora, però c'ha dei peli proprio di quelli incarniti male, Ecco qua, purtroppo ho lasciato il silk pill a casa, quindi devo fare a manina. E perfetto. Oh, vuole il bambino nel frattempo? Ah, lo ha risucchiato dentro di sé. È contenta, perfetto. Non mi pongo più quesiti. Oh, maronne, è stata assunta in cielo. Arrivederci, signora. Poteva anche accompagnarmi a terra di nuovo. Qualcuno o è morto con la varicella o non lo so nemmeno io. Franco? Oh, Franco, devi avanzare. Stanno togliendo i cadaveri. Corri, corri, ragazzo mio, perfetto. Ok, qui dovremmo essere in salvo. Allora, stavo ragionando. Mi è venuta un'idea, ragazzi. Questo gioco si chiama Happy Game e il cattivone di turno ha una faccia sorridente. Abbiamo incontrato un sacco di facce sorridenti. Sapete cosa mi ha ricordato? La copertina di una serie TV che c'è su Netflix, Come vendere droga online in fretta. Ed in effetti spesso il volto sorridente è associato alle droghe. Vuoi vedere che tutto questo non è né altro che un trip allucinogeno? Ora, è un bambino? Sì, probabilmente siamo noi del futuro che stiamo ricordando un evento del passato. In questo caso la nostra infanzia, in cui sono avvenuti degli eventi abbastanza tragici, come ad esempio ci hanno rubato il pallone, ci hanno bullizzato da bambini, il nostro giocattolo preferito è caduto nel lago, ed ecco di nuovo quella faccina sorridente.
E ci deve essere qualcosa legato al cane. Sembra che qua noi stiamo facendo una sorta di quest per cercare di recuperare i suddetti oggetti. Ma se si trattasse semplicemente di una fantasia e nulla di più, come spesso capita nella nostra mente. Franco, prova a palpeggiare intanto la megasferonza. Secondo me questa è droga. Io la butto là, ok. Spingimi verso l'alto, verso l'infinito. No, verso l'alto, non verso il basso. Porco cane. E beh sì, la droga ti tira verso il basso, in effetti, Franco. Hai perso la testa? Nel vero senso della parola? Oh, buongiorno. Cos'è sta roba? Oh mio Dio. Ok, se notate bene poi da questa parte sono scheletrici e dall'altra hanno un aspetto molto differente. Ah, non è l'unica cosa che emerge. Buongiorno. Oh, maronne. Cos'è sto mostro orribile? Aspetta, ha lui la nostra faccia? Ok, quindi allora facciamo una cosa. Non volevo ucciderlo. Aspetta, devo toccarli con più delicatezza. Appena li tocco muoiono. Come facciamo? Aspetta, se riprendo da questa parte. Oh, ok. Li diamo a Franco da sto lato. Apri la boccuccia. Olè. Ok, gliela dovevo aprire io manualmente. Perfetto. Ok, lo dobbiamo... nutri la sufficienza. Franco, tu prendi questo. Perfetto. Io adesso riapro la bocca alla creatura. Quindi dobbiamo interagire nell'altro mondo. Mi domando se ci sia davvero un mondo dell'incubo e un mondo più positivo e più buono. Secondo me, come ho detto, è tutto nella nostra testolina bacata. Ok. Così facendo dovrebbero ridarci la testa. Ecco perché ha perso la testa. Perché ha davvero perso la testa in senso stretto. Ok. E voilà. Oh, meno male. E ottimo. Ok, sfida numero uno completata. Se questo gioco mantiene l'esempio dei capitoli precedenti, dovremmo rifare la stessa cosa per ben tre volte, Franco. Ripalpeggia la roccina o qualunque cosa sia e ci rispingerà de novo verso il basso. Ok, prima ci mancava la testa e avevamo solo il corpo. Ora abbiamo solo la testa e ci manca il corpo. E ci sono delle strane creature. Oh, buongiorno. Perfetto, signore vuole mangiarsi un occhio. Vuole un altro occhio. Non faccia complimenti. E questo mi aiuta in che modo? Ok, provo a tirargli la radice, vediamo un po'. Non mi sento ancora più aiutato, perfetto! Non ho capito il senso logico, tuttavia. Corpo? Corpo? No, vieni qua, corpo! Aspetta, gli mancavano delle parti del corpo? Allora, mi sa che dobbiamo dargli almeno... No, c'è qualcosa che non cosa. Pensavo di dovergli dare quattro occhi per avere tutti e quattro gli arti. Ok. Allora, proviamo a rimettere la radice. Ok, perfetto. Uff, è più confusionario del previsto. Ok, se... ah, la radice teneva chiuso il buchino. Ok, vediamo se adesso basta dargli quattro occhi. Ristrappiamo la radice. Vediamo un po' se la mia teoria è corretta. Lo prendo come un no. Questa volta sono quattro braccia, cosa è successo? Non lo so. Ok, sembra meglio di prima adesso. Ho dovuto rifare parecchi tentativi. Non chiedetemi quale fosse la soluzione giusta. Ok, perfetto. E pian pianino il volto diventa sempre più sorridente. Però credo che in realtà il volto vero sia quello sotto, quello più triste. Oh maronne, che devo fare? Buongiorno. Buon salve. Ah ok, dobbiamo spostare questi. Via, pulsate via, devo far ruotare. Non so nemmeno io cosa sia. Ok, ruota di più. Perfetto, dobbiamo dare più carica, ancora più carica. Ruota tutto. Oh maronne. Non mi dite che mi stanno tipo riportando in vita. Anche prima i fulmini erano le scariche elettriche dei medici che ti riportavano in vita. Che sta accadendo? Oh, sono diventato una luce, ovviamente. Mi sa che dobbiamo trovare il piccolo Franco. Piccolo Franco, ti sei perso nei boschi? Oh, buongiorno, buon salve. Oh, ovviamente c'è una creatura minacciosa. Tia buono, non mi metta ansia. Ok, ci deve essere qualcosa dentro di lui. Vedo un braccino, ma è il suo. Forse qua sotto. Credo sia Franco. Franco, sei tu? Franco, esci da lì, ragazzo mio. Ok. Aspetta, il bambino è intrappolato dentro una figura più grande. Quindi è come se il bambino fosse intrappolato dentro un adulto. Ok. Ok, proviamo a liberarlo. Franco, tranquillo. Devo solo capire come... distruggere tutta la gabbia. Perfetto. Ce l'ha fatta uscire. Quindi, lo ribadisco, credo che siamo davvero noi adulti che stiamo sognando ciò che è accaduto in passato. Non so perché ci stia tornando in mente proprio adesso. Forse stava rivangando il passato. Forse è la vita che ti passa davanti. Oh, oh. Non mi dire che il nostro io del futuro si è impiccato. Oddio.
Salve signore. No. No, Franco, non tocca. Non toccare! Ok, non tocco più, non tocco più. Per un secondo credo di essere morto. No. Franco, Franco, Franco scappa. Franco, corri. Mi sa che questo è davvero il nostro corpo che sta esalando gli ultimi secondi di vita. E pertanto sta ricordando tutto ciò che è accaduto. Oh maronne. Mi sa che questo cavolo di gioco avesse una connotazione molto più dark del previsto. Ciao Fufi. Ma comincio a pensare che tu sia già morto probabilmente. No, forse mi sbagliavo. Bravo cagnolino, ti abbiamo salvato. No. No, non mi di... Non lo abbiamo salvato quindi. Adesso come torniamo alla realtà? Lui torna alla realtà solo ogni volta... No, Fufi! Solo ogni volta che ritrova l'oggetto del desiderio. Fra... Oh, porco cane, si è ribloccato nell'altro mondo. Ok. Oh! Forse un bene? Forse possiamo ancora recuperare il cane? Ok, stiamo scivolando verso il basso stavolta. Sviluppatori, va che... La spiegazione l'avete messa in maniera molto criptica, onestamente, eh? Forse è per questo che ci troviamo tante versioni di noi stessi, perché sono i ricordi del nostro passato e quindi noi stessi siamo i relativi protagonisti. Oh no, Franco, dove stai finendo? Oh oh, che succede? Oh maronne, è sempre più inquietante. Che devo fare? No! No, non mi tentacolizzi, scusi! Ma stiamo scherzando? Posso cliccare su qualcosa? Aspetta, posso ruotare questo? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Proviamo a vedere se riusciamo a liberare Franco. Perché c'ha gli occhi disegnati? Franco, ti libero io! Ok, maronne! Dovevo tirare io probabilmente. Oh, porco cane. Sì, sì, questo probabilmente è il nostro corpo che sta morendo lentamente. Mamma mia, se davvero è questa la trama, è di una tristezza infinita. Altro che happy game. È sadness totale sto gioco. Oh, che succede? No. Dobbiamo forse trovare un modo per ritornare alla realtà? È come se la nostra vita fosse stato un totale disastro e noi stessimo cercando di fantasticare su come le cose sarebbero potute andare meglio. No! Non mi... No, ma perché mi danno la 220? Boni! Boni, Franco! Franco, ti salvo io! Aspetta. Ah, possiamo allontanare loro? Aspetta, aspetta, aspetta. Dobbiamo allontanarli abbastanza. Aspetta. Ok, ora tira questi... devo fare attenzione a non mollare troppo presto, altrimenti... E ritornano indietro, veloce, veloce. Ok, e ora posso liberare Franco? Ok, li abbiamo distrutti. Questi forse sono i brutti ricordi che continuano ad attanagliare la tua mente. I neuroni cattivi che si attivano e ti riportano alla mente i ricordi quelli negativi. Sto cercando di interpretare gente, ma sono giochi di interpretazione molto aperta, eh. Probabilmente il finale non ci dirà nulla alla fine. Franco, ti vedo un po' morto. Oh, porco cane. Mi sa che la mia teoria non era poi così scorretta. Ci sono i nostri tre oggetti del desiderio: la palla, il pupazzo e il cane. No! Oh maronne. E adesso? Cosa devo fare? Aspetta, ah, aspetta, anche questo ruota. Ok, proviamo a ruotare in maniera differente. Vediamo se accade qualcosa. Non accade nulla, buongiorno. Aspetta un attimo. Oh, adesso ho capito. Dobbiamo farlo ruotare ad alta velocità. Ok. Ok, perfetto, forse è così che riusciremo a ritornare alla realtà. Oh maronne, in questo episodio c'erano gli attacchi epilettici. Stavolta c'è... Oh maronne, ok, ok. Oh no, questa è davvero la nostra vita che ci sta passando davanti. Per quantomeno la i nostri incubi. Franco, è giunto il momento di ritornare nella vita vera. Direi basta con gli incubi. Forse ce la facciamo a salvarci? Di no alle droghe, Franco, porco cane. Hai validi motivi, perché voglio dire, se mi chiamassi anche io Franco e fossi il nemico del The Long Gamer, l'acerrimo nemico, anch'io vorrei utilizzare le droghe. Voglio dire, il The Long Gamer sta facendo cattiva pubblicità a tutti i Franco d'Italia, non vogliatemene, eh. Ho preso un nome a caso, purtroppo. Oh mio Dio. No, forse mi sbagliavo. Franchino, è l'alba di un nuovo giorno, incredibile ma vero. E niente. C'è Fufi vivo? Ok. Quindi forse siamo solo noi che abbiamo avuto un cattivo sogno. Abbiamo fatto un brutto sogno, niente di più. Ok. Forse... No. Oh no. Oh, non mi sbagliavo per niente. C'era una versione più adulta di Franco, se avete notato bene, con la testa tutta sciolta. E il Franco giovane era bloccato ancora dentro. Franchino, mi dispiace. È troppo tardi. E cerca di essere felice un cocchio, Franchino. Un po' tardi ormai, eh. Mi dispiace. Ed è svanito alla morte del
del suo stesso corpo. Mamma mia! Happy game, happy end, happy... No, happy nulla, ciccio! Mi ha messo una tristezza addosso veramente incredibile. Ma come? Ah, c'è anche Fufi adesso! Wow! Ok, ammetto, l'avevo preso un po' sotto gamba. Però a giudicare dalla visione finale, eravamo ancora in questa stanza. E come se lui avesse continuato a vivere all'interno di questa casa. Probabilmente i genitori sono morti, vai a sapere quanto tempo è passato. E non è mai riuscito a superare la perdita dei tre oggetti cari dell'infanzia. È rimasto un bambino anche nella propria psiche, vivendo i ricordi felici all'interno della propria mente e non uscendo mai là fuori, mai diventando adulto. A un certo punto non ce l'ha più fatta. Forse le droghe stesse erano la sua unica soddisfazione, l'unica cosa che riuscivano a renderlo felice. Fin tanto che probabilmente per un errore o per sua stessa volontà non ne ha abusato, e da lì la testa sciolta. Anche quella era una metafora, molto probabilmente. Però che tristezza! No, cioè io l'ho preso molto sotto gamba e l'ho paraculato sto gioco, ma davvero c'era un messaggio molto più profondo? In parole povere, ragazzi, non drogatevi e cercate di affrontare la vita. Se non ce la fate da soli, cercate di affrontarla insieme a qualcuno, degli specialisti, degli amici, la famiglia. Insomma, trovate la persona giusta, c'è sempre qualcuno che può aiutarvi là fuori. Signori, per Happy Game allora è tutto? Ne abbiamo detto neanche tanto happy! Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o anche voi domani mattina poteste risvegliarvi ed essere un Franco, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!